e che è andata esaurita, pensate un po', in soltanto 7 minuti il 10 agosto. E comunque questa è un'edizione che, oltre ad essere appunto limitata in 750 copie, ha anche un costo, perché costava circa 150 dollari. Salve a tutti i lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati qui sul nostro canale YouTube. Io sono Giorgio, caporedattore di Star Wars Libre Comics, e sono qui oggi a mostrarvi un unboxing di qualcosa di davvero speciale. Ci sono soltanto 750 copie di questo libro che vi mostrerò tra pochissimo al mondo. Prima di iniziare però vorrei ringraziare moltissimo tutte le persone che hanno deciso di abbonarsi al canale YouTube. Abbiamo lanciato questa cosa degli abbonamenti molto di recente, vi rimando in descrizione al video in cui spieghiamo il funzionamento, ma grazie già adesso a coloro che hanno voluto darci fiducia e supportare la community di Star Wars Libre Comics in questa modalità anche su YouTube. E sempre prima di iniziare, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un commento al video, mettete un mi piace e attivate la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblichiamo un contenuto. Qualcuno di voi l'avrà già capito quando ho parlato delle 750 copie, che cosa andrò a unboxare, ad aprire oggi. È arrivato pochi minuti fa dagli Stati Uniti questo bel pacchettone che potete vedere qui davanti a me, che altro non è che l'edizione deluxe, limitata a 750 copie al mondo, di Throne Ascendancy volume 2 Greater Good, il secondo romanzo della trilogia dell'Ascendenza Cis, nella sua edizione, diciamo, limitata e deluxe, che è stata resa disponibile sul sito di outofprint.com, questo brand, questo sito che si occupa di realizzare edizioni speciali e gadget legati ai libri più amati, tra cui anche quelli di Star Wars, e che è andata esaurita, pensate un po', in soltanto 7 minuti il 10 agosto. E comunque questa è un'edizione che, oltre ad essere appunto limitata in 750 copie, ha anche un costo, perché costava circa 150 dollari. Sono riuscito ad accaparrarmene una copia, un'altra se l'è accaparrata anche Debots, sempre in redazione, e so che ce ne sono almeno altre due in Italia, degli amici Emilio Valotti di Danbounds e un'altra di Francesca Tulli di Empire. Bando alle ciance, andiamo a spacchettare e a vedere un po' qual è il contenuto di questa edizione deluxe limitatissima. Allora, eccoci qua, andiamo a spacchettare subito. Cerchiamo di non danneggiare questa edizione, anche se solitamente i pacchi di Out of Print sono davvero ben imballati, ecco. Ok, questa è la bolla. È incartato, in quello che sembra tipo un pacchetto, non lo so, qualcosa di loschissimo. Oh, eccolo qua, in tutta la sua magnificenza. Guardate che spettacolo! Allora, Throne Ascendancy Greater Good, come vi avevo detto, in questa edizione limitata è disponibile in questo cofanetto, che vedete questo qua, quindi una slipcase. Il libro ha una copertina completamente illustrata e qua il cofanetto, vedete, sul retro ha il simbolo dell'ascendenza con il numero 2, perché già è stata già pubblicata una deluxe, di cui trovate l'unboxing sempre qui sul canale perché abbiamo anche quella. E adesso andiamo ad aprirlo. E qua bisogna davvero fare delicatamente.
Eccolo qua. Mettiamo pure via il coltellino prima di tagliare il libro. Wow, guardate che meraviglia. Adesso tiriamolo fuori ed eccolo qua con le pagine rosse, mentre invece il primo Chaos Rising aveva le pagine blu. Qua i bordi sono rossi, vedete qua tutto rifinito al suo interno, la pagina con la firma di Tim Zan 2021. Beh, è davvero stupendo. Qua è tutto a colori qua all'interno, peccato che questi siano blu, io me li aspettavo rossi sinceramente, però probabilmente visto che erano blu anche nella prima edizione di Insorge il Caos, era più conveniente lasciarli in blu. Beh, il libro è spettacolare, l'edizione bellissima, e guardate che bella l'illustrazione di copertina con Throne in tutto il suo splendore, e anche qua sul retro con la divisa appunto della flotta di difesa espansionistica CIS. Bene, allora, unboxing completato, guardate ancora una volta che bello la mia edizione, è bellissima, sono troppo contento davvero, e tra l'altro ve le faccio vedere insieme, fa il paio perfettamente con il volume 1, guardate che spettacolo, questo dorato, questo argentato, sono davvero curioso di vedere come sarà il terzo e ultimo volume, che almeno nell'edizione standard uscirà a novembre, dal titolo Throne Ascendancy, volume 3, Lesser Evil. La Deluxe probabilmente uscirà nei mesi successivi e non vedo l'ora di prenderla per completare il trittico. Ma spendiamo due parole, come sempre dopo l'unboxing, per parlare di questo romanzo. Intanto, prima di farlo, ci tengo a ricordarvi che è uscito Throne Ascendancy, volume 1, Chaos Rising, anche in Italia. Per cui prendete questo romanzo perché è bellissimo, come sempre scritto dal grandissimo Timothy Zahn, che in questo romanzo, edito come sempre da Panini Comics, fa un'opera di world building dell'ascendenza CIS incredibile, è davvero qualcosa che vi rimarrà impressa, e anche se non avete mai letto nulla di Star Wars, forse non è proprio il modo migliore, ma sarete in grado di apprezzare tutto il world building e tutta l'abilità di Zahn nel creare un universo che allo stesso tempo è nuovo, ma anche parte essenziale della galassia di Star Wars. Ma appunto, concentriamoci invece su Greater Good, il romanzo secondo della trilogia dell'ascendenza, di cui ho spacchettato l'edizione deluxe. Purtroppo non mi è piaciuto tanto quanto mi era piaciuto il primo, Insorge il Caos. Questo perché le aspettative che Chaos Rising aveva stabilito erano altissime, per cui era davvero davvero difficile rispettarle. Greater Good è lento, un romanzo lento nei suoi primi due terzi, e davvero il protagonista Throne praticamente non compare, compare pochissimo. Quindi da un lato abbiamo una grande esplorazione dell'ascendenza CIS e del caos, quindi la zona della galassia oltre un po' i suoi confini in cui si trova l'oligarchia CIS, però non cattiva. Però il lettore, nonostante gli venga presentato questo enorme universo, non viene mai catturato dalla trama. Il finale di Greater Good presenta qualche guizzo, per cui effettivamente sul finale si riprende un po' e apre soprattutto le porte per un capitolo finale, appunto Lesser Evil, come vi ho detto prima, davvero esplosivo. La scrittura di Zahn è sempre dettagliata e sempre pulita, anche se potrebbe essere sfoltita un po', soprattutto in Greater Good. E una cosa da sottolineare sono i nomi di Greater Good, i personaggi hanno tutti dei nomi davvero difficili da ricordare, difficili da pronunciare, e faticherete a ricordarvi quale personaggio è chi, nonostante le dramatis persone all'inizio. Quindi il mio consiglio ovviamente è di aspettare l'edizione italiana, dove potrete leggerlo con maggior facilità, vista appunto anche quanto è ostico, e spero che l'apprezzerete più di me, anche un po' consapevoli di quello che vi potete aspettare se avete visto questo video, quindi partite con le aspettative magari un po' più basse delle mie, che erano davvero elevate.
Detto questo, io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, vi reinvito a iscrivervi al canale, ad abbonarvi se ne avete la possibilità e se volete supportare Star Wars Libre Comics. Noi ci vediamo al prossimo video e continuate a seguirci qui sul canale YouTube, sul sito e su tutti i nostri social perché abbiamo una stagione 2021-2022 davvero intensa e davvero ricca di contenuti. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!